Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo il sesto incontro del nostro corso di storia della scienza con la presentazione tenuta dal collega De Gregorio sulla fisica a Roma tra le due terre. Credo sia un argomento veramente interessante, quindi buon invito. Prego. Buonasera. Dal 1918 fino al 1937 l'istituto è diretto da Corbino, che oltre ad essere un valente fisico sperimentale è anche un importante uomo politico, è senatore, è ministro della pubblica istruzione e è anche ministro successivamente dell'economia nazionale. E sotto la sua direzione appunto si nasce e si sviluppa la scuola di fisica romana, che ha un proprio fulcro in Enrico Fermi, ma accanto appunto alla figura predominante di Fermi ci sono altri scienziati, altri studiosi che poi più avanti andremo a conoscere meglio. Qui abbiamo una foto appunto di ritrae insieme all'esterno dell'istituto. E ci occuperemo delle vicende che poi culmineranno con l'assegnazione del premio Nobel a Fermi nel 1938, qui vediamo appunto il conferimento del premio da parte delle di Svezia. E farò un brevissimo telegrafico riassunto della situazione della fisica all'inizio del Novecento, per avere un po' un'idea del contesto in cui ci si muove, in cui si nasce e si sviluppa la scuola di fisica romana. All'inizio del secolo vediamo la nascita della teoria dei quanti grazie innanzitutto al contributo di Max Planck, ma anche al contributo di Albert Einstein, nonostante poi il suo lavoro più noto e famoso sia quello sulla relatività. E la relatività insieme alla teoria dei quanti è l'altro fondamentale nuovo campo di indagine che si sviluppa all'inizio del Novecento. E abbiamo anche, per quanto riguarda la fisica del mondo microscopico, il fondamentale risultato ottenuto da Niels Bohr sull'atomo quantizzato. E volendo ripercorrere sempre in maniera molto telegrafica le tappe verso la nascita della meccanica quantistica, ricordiamo che tutto inizia dallo studio dell'interazione tra la radiazione elettromagnetica e la materia, e proprio approfondendo questo studio nel 1900 Planck introduce il concetto di quanti di energia e 5 anni dopo, nel 1905, Albert Einstein affiancherà appunto al concetto di quanti di energia, ossia all'idea per cui tra la radiazione elettromagnetica e la materia l'energia viene scambiata per unità discrete, per quantità discrete. A questo concetto affiancherà il concetto di quanti di luce, in base al quale non è solamente lo scambio di energia a avvenire per quantità discrete, ma è la luce stessa avere natura discreta, appunto rappresentata dai quanti di luce. E mentre sempre nel 1905 altro contributo di Einstein, quello sulla relatività ristretta, incontra indubbiamente delle ostilità da parte di alcuni studiosi, che però vengono superate abbastanza rapidamente. E per quanto riguarda i quanti di luce, l'accoglienza è del tutto raggelante, per cui addirittura Max Planck, quando intorno al 1909, propone la candidatura di Einstein all'Accademia Prussiana delle Scienze, come membro dell'Accademia delle Scienze, sostiene che
contributo sui quanti di luce non deve essere tenuto in conto contro Einstein, perché tutto sommato quando uno fa dei contributi molto importanti può capitare che commetta qualche sbaglio. Il tenore più o meno era questo dell'intervento di Planck. Nel 1910 arriviamo all'atomo di Rutherford, l'atomo nucleare, che poi tre anni dopo, grazie a Bohr, viene quantizzato. Quindi l'applicazione, vediamo l'applicazione all'atomo delle idee introdotte da Planck e da Einstein. Nel 1915 sono introdotte le regole di quantizzazione. Sulla falsariga di quanto Bohr ha fatto per l'atomo nucleare si formulano delle regole da applicare allo studio dell'atomo, dei sistemi microscopici in generale, che consistono in sostanza nel partire dalle equazioni classiche, le equazioni della meccanica classica, e imporre delle restrizioni di tipo quantistico. Quindi diciamo una soluzione ibrida ancora, per cui si ha l'impostazione di base classica su cui a cui si aggiungono delle regole di quantizzazione. Il passo verso una teoria organica, una vera e propria nuova meccanica, il passo fondamentale è quello di De Broglie, che introduce nel 1924 il concetto di onde di materia, in analogia con il fatto che il campo elettromagnetico, come insegnava Einstein, ha natura corpuscolare. Allora, se il campo elettromagnetico la luce è composta di fotoni, di quanti di luce, a loro volta i corpuscoli microscopici possono essere rappresentati attraverso onde, quindi attraverso una rappresentazione di una luce. Nel 1925 Heisenberg introduce la meccanica delle matrici, che è la prima lezione di meccanica quantistica, che pochi mesi dopo viene affiancata dalla meccanica ondulatoria di Schrödinger, il quale Schrödinger dimostra poi l'equivalenza tra la meccanica ondulatoria e la meccanica delle matrici. A livello istituzionale abbiamo tre importanti scuole di fisica teorica negli anni 20, tutte all'estero. A Monaco, dove è Sommerfeld, a Göttingen, Max Born, e a Copenaghen, dove opera Niels Bohr. Adesso cerchiamo di capire un po' meglio cosa possiamo intendere per fisica teorica, almeno per gli anni. Diciamo, è un filone che si colloca, fa un po' da raccordo tra la fisica sperimentale e la fisica matematica. E vediamo nelle parole di Urbino come illustra questa luminarietà della fisica teorica. Corbino dice: la vecchia e gloriosa fisica matematica aveva deviato verso una forma di trattazione puramente analitica dei problemi fisici, i quali spesso costituivano appena il pretesto per porre e risolvere delle questioni di interesse esclusivamente matematico. Quindi Corbino dice che diciamo c'è il fenomeno fisico, c'è la trattazione matematica. Per la fisica matematica tutto l'interesse è, appunto, come dice chiaramente qui, per la trattazione, per l'approfondimento dei metodi matematici che prendevano origine dai fenomeni. I fisici teorici invece si imposero di pensare e sentire anzitutto e soprattutto come fisici, e la matematica di cui oggi essi si servono è solo strumento, non obiettivo essenziale delle loro indagini. Quindi diciamo, gli ingredienti sono gli stessi, ma è capovolto l'approccio. Qui per il fisico teorico è la matematica lo strumento che permette di approfondire il significato del fenomeno fisico. In Italia, per quanto riguarda la nuova meccanica, sia la meccanica relativistica sia la meccanica quantistica, che ci interessa più di vicino trattando di Fermi e della sua scuola, la produzione è molto scarsa. Dal 1905 al 1922 sono appunto anni di grande fermento in Europa in ambito di dei quanti e dell'attività. Abbiamo che sull'organo della Società Italiana di Fisica, il nuovo cimento, contiamo 12 articoli di relatività e solamente 2 articoli che ricorrono ipotesi quantistiche. Corbino stesso, che di certo non possiamo considerare come un reazionario, era un fisico aperto alle innovazioni e diciamo, a
seguire le nuove teorie che stanno affacciandosi dagli studiosi, e dice nel 1912 che l'energia è una grandezza di cui non si riesce a concepire delle discontinuità. Ancora più pesante è il giudizio 10 anni dopo, espresso dai tedeschi, sempre sul nuovo cimento, quindi sempre sull'organo della società della fisica: la teoria dei quanti di luce è insostenibile. E Rasetti, diciamo, col suo stile sempre caustico, molto efficace, Rasetti era un amico di Fermi da tempi dell'università, avevano studiato insieme fisica a Pisa, e poi praticamente si trovò accanto a Fermi in tutte le principali ricerche che i due compirono fin da tempi dell'università. Rasetti come fisico sperimentale. Appunto, Rasetti sostiene che in Italia verso il 1920-22 la teoria dei quanti era confinata essenzialmente nella mente di Fermi, quindi non è che in Italia non ci fosse attenzione per la teoria dei quanti, c'era, ma solamente da parte di Fermi. In realtà effettivamente Fermi, quando studia fisica a Pisa, è lui a tenere dei seminari per i professori, a spiegare ai professori la nuova fisica, i fondamenti della nuova fisica quantistica. E qui siamo arrivati appunto a Fermi, veniamo a conoscere un po' meglio la biografia del suo nostro scienziato. Nasce nel 1901 a Roma, i primi lavori sono sulla relatività, e risalgono al 1921 quando ancora è studente a Pisa. E si laurea nel 1922, poi nel 1923 va all'estero, a Gottinga, per perfezionarsi in fisica teorica da Max Born. Nel 23 e 24 ha l'incarico dell'insegnamento di matematica a Roma, per Chinci, e nel 24 di nuovo all'estero, una borsa di studio con la quale gli permette di recarsi a Leida, dove lavora Ehrenfest, un importante fisico che si occupa di meccanica statistica. E, tornato da Leida nel 24, 20, nei due anni accademici 24, 25, 25, 26 ha l'incarico di insegnamento di fisica matematica a Firenze, e nel 26 anche sull'onda appunto del suo soggiorno a Leida, dove ha lavorato insieme ad Ehrenfest, formula la statistica quantica, che poi è nota come statistica di Fermi-Dirac. Nel 27, quindi a 26 anni, tiene la cattedra di fisica teorica, è la prima cattedra di fisica teorica in Italia, e come vedremo tra pochissimo fu fondamentale per l'istituzione di questa cattedra l'interessamento, l'appoggio, tutta la dedizione di Corvino. E nello stesso anno formula un modello statistico di atomo, noto come atomo di Coscherino. Un periodo che va dal 27 al 33 vede l'istituto di Via Panisperna focalizzare le proprie energie sulle ricerche spettroscopiche, e questo periodo si conclude alla fine del 33, a cavallo del 33-34, con la decisione, con la formulazione della teoria del decadimento beta da parte di Fermi. Poi se ci sarà tempo, magari nella discussione potremo approfondire il discorso di questa teoria. Comunque era molto importante, perché grazie ad essa Fermi risolse una questione che ormai da anni stava angustiando i fisici teorici, e sulla possibilità appunto di trovare una teoria che spiegasse il fenomeno del decadimento beta. Nel 1934 l'altra fondamentale scoperta a livello sperimentale della radioattività indotta dai neutroni, che sarà poi quella che permetterà a Fermi di ottenere il premio Nobel. Nel 1938. Alla fine del 1928 Fermi emigra per gli Stati Uniti, parte per Stoccolma per ricevere il Nobel, e poi parte prosegue per gli Stati Uniti senza tornare in Italia. E, la scuola che nasce a Roma nasce in realtà da un progetto ben definito, che è proprio quello di fondare questa scuola che sia possa competere con quelle che sono le scuole che operano all'estero. Come si viene? Quali sono le tappe più importanti? Innanzitutto Fermi può godere dell'appoggio, della stima dell'ambiente dei matematici
dell'Università di Roma, Tullio Levi Civita, Enriquez, sono alcuni tra appunto questi matematici che hanno occasione di apprezzare Fermi le sue doti, e quindi quando sarà quel momento per la sua causa saranno ben disposti, ben volentieri appoggeranno la formazione di questa scuola di fisica a Roma. Corvino riesce a far mettere a concorso la prima cattedra di fisica teorica in Italia, e il giudizio della commissione è estremamente lusinghiero e dà un'idea appunto di quante speranze fossero riposte, ben riposte in Fermi. Egli oggi più preparato e più degno per rappresentare il nostro paese in questo campo di così alta e febbrile attività scientifica mondiale. E la commissione ritiene di poter fondare su lui le migliori speranze per l'affermazione e lo sviluppo futuro della fisica teorica in Italia. Quindi è chiaro, persino nel giudizio della commissione per la cattedra in fisica teorica, che c'è la necessità di porre l'Italia in condizione di competere con l'attività scientifica che si svolge in esso, e appunto tutte le speranze sono riposte in Fermi. E quindi appunto Fermi ottiene questa cattedra, non basta ovviamente un professore di fisica teorica per fare una scuola, serve innanzitutto qualcuno che si occupi anche dell'aspetto sperimentale delle ricerche in fisica, e a questo scopo è chiamato a Roma da Setti con l'aiuto di Corvino, e poi servono gli allievi. È sempre Corvino che recluta, tra virgolette, questi allievi. Corvino teneva dei corsi di fisica sperimentale presso la facoltà di ingegneria, e durante le lezioni rivolge degli appelli perché gli allievi più motivati, più validi passino a fisica, dove c'è questo nuovo professore, questo giovane professore che sicuramente garantirà un futuro rosa. E in questo momento i giovani dovrebbero darsi alla fisica. Così tra il 27 e il 28 passano da ingegneria a fisica Maldi, Segre e Majorana. Corvino si preoccupa anche di anche un atteggiamento molto paterno nei confronti di questi giovani studiosi, e toglie ai giovani allievi ogni preoccupazione per le finanze e l'amministrazione del laboratorio, in modo che essi possano dedicare tutto il loro tempo alla ricerca. Quindi vediamo l'importanza proprio di avere un'idea ben chiara di quale scopo si vuole raggiungere, di adoperarsi in ogni modo perché questo scopo sia raggiunto nel modo migliore possibile. E cosa accade? Il clima che si stabilisce a Roma è caratterizzato innanzitutto dalla giovanità di tutti, a cominciare dai professori. Fermi diventa professore di fisica teorica a 26 anni, la Setti ha solo un anno più di Fermi, la giovanità ovviamente degli allievi, e altra caratteristica è che l'ambiente è molto, molto ristretto. Rasetti, sempre molto preciso, dice che a parte il genio e la personalità di Fermi, una condizione indispensabile per formarsi in un ambiente come la scuola di Roma ai tempi di Corvino era il numero esiguo di partecipanti. Quindi Rasetti è consapevole che se è potuta nascere una scuola di fisica teorica praticamente dal nulla a Roma è perché oltre a una personalità carismatica come quella di Fermi, comunque c'era un ambiente ristretto che agevolava dei rapporti molto stretti appunto tra i vari membri di questa scuola che sono. E Amaldi, appunto allievo di Fermi, ricorda che Fermi ci incoraggiava ad andare in altri posti. Il gruppo di Roma era così piccolo che ne avevamo bisogno per parlare con altre persone. Questo è l'altro aspetto del rovescio della medaglia, cioè un gruppo ristretto, se non si vuole chiudere se stesso, deve confrontarsi con studiosi, in questo caso all'estero. E quindi Fermi incoraggia che i propri allievi che vadano nei principali centri di ricerca all'estero possano così avere un confronto diretto e proficuo con gli altri ricercatori.
appunto, diciamo, dell'ambiente, qui, diciamo, la poca differenza di età tra allievi e professori e la cerchia ristretta fa sì che appunto poi si stabiliscono i rapporti di amicizia anche al di fuori dell'attività accademica, quindi ci sono scampagnate in montagna con la Maldi, le Sette Segre, oppure al mare. Questa foto appunto fermo un po' scapigliato, quello al centro è Persico, altro amico di infanzia, insomma, di Fermi da giovane età. Persico in realtà era amico del fratello di Fermi che morì più recente, poi divenne amico di Enrico Fermi. Studiò a Roma, studiò fisica a Roma, però rimase in contatto con Fermi per tutto il periodo di studi, quindi diciamo, ci fu una diretta influenza reciproca. E Persico anche nel periodo dell'università, e fu poi Persico, fu anche lui idoneo al concorso vinto da Fermi e andò a Firenze. Quello all'estrema sinistra, al mare, al segreto. Dunque, lo stile di Fermi come professore. Fermi ci insegnava privatamente. Cosa intende per privatamente? Questa, scusate, è l'intervista fatta da Thomas Kuhn al segreto. Cosa intende per privatamente? Tre volte a settimana, verso le 5 del pomeriggio, ci faceva lezioni in forma privata, ad Amaldi, a me, a Rasetti e a Maiorana, e talvolta era presente anche lui. Quindi dei seminari pomeridiani, che infatti riguarda anche Amaldi, anche lui intervistato da Thomas Kuhn, ricordo che Fermi ci insegnava i lavori pubblicati da Schindler. Avveniva nel corso di alcuni seminari o conferenze? No, semplicemente stando seduti al proprio tavolo. Ovviamente non si esauriva qui l'attività didattica di Fermi, che teneva regolari corsi, però a fianco a questi corsi, per questi allievi più stretti, organizzava questi seminari in cui insegnava gli ultimi sviluppi della meccanica quantistica. Amaldi accenna appunto all'equazione, ai lavori di Schrödinger. A proposito della meccanica quantistica, c'è da dire che diciamo, così come per quanto riguarda la teoria dei quanti, Fermi l'aveva accolta in maniera entusiastica, proprio subito si era impossessato degli strumenti per affrontare lo studio di questo nuovo settore della fisica. Per quanto riguarda la meccanica quantistica vera e propria, cioè quella teoria organica che accennavo all'inizio, che inizia a svilupparsi dal 25-26, è molto più prudente. E, per esempio, in questi primi corsi, quello del 26-27 e quello del 27-28, la meccanica quantistica è del tutto assente, e questo lo si può possibile appunto, questa informazione la si ricava andando a vedere direttamente i libretti delle lezioni di Fermi, insomma, osservate all'Università di Sapienza. E il libretto del 28-29 in realtà è un lato disperso, però ugualmente possiamo stabilire, andando a consultare i verbali di esame, che perlomeno nel 28-29 Fermi deve aver fatto un accenno, per quanto fugace, all'equazione di Schrödinger, perché poi è una delle domande in uno degli esami, viene chiesto appunto di esporre l'equazione di Schrödinger. Il corso del 27-28 è particolarmente interessante perché innanzitutto è quello seguito da Amaldi, Segre e Maiorana, che andranno a costruire un po' il nucleo di questa scuola. E quindi ci permette un po' di capire proprio la formazione di questi tre studiosi sulla base degli insegnamenti avuti a lezione. E poi è interessante anche perché grazie appunto al confronto tra i libretti delle lezioni e il volume di fisica atomica che Fermi pubblica proprio nel 1928, è possibile preventivamente intanto stabilire c'è diretta corrispondenza tra il contenuto dei primi 6 capitoli del libro e il contenuto del corso di Fermi. Siccome poi di questo corso non esistono punti, però abbiamo voluto stabilire che c'è una corrispondenza tra corso e contenuto del libro, allora leggendo appunto, semplicemente leggendo il libro, ci facciamo un'idea, più che un'idea, ci rendiamo conto del contenuto delle lezioni del corso di Fermi.
Dicevo dell'accoglienza prudente da parte di Fermi. Questa frase è molto significativa. Una lettera scritta a Persico nel 1925, Fermi dice che per il mio gusto mi pare che comincino veramente a esagerare nella tendenza di rinunciare a capire le cose. Adesso questa frase va un po' così, magari compresa meglio. Nel 1925 Heisenberg pubblica i lavori sulla meccanica condiziale, che contengono già in sostanza la linea che poi l'indirizzo di ricerca che poi culminerà nel 1927 con il principio di indeterminazione, l'interpretazione di Copenaghen e il principio di complementarietà, quindi con l'interpretazione poi che è risultata vincente della meccanica quantistica. Queste linee generali sono già presenti in questi lavori del 1925. E Fermi appunto prende un po' le distanze da questa tendenza. Tendenza a iniziare a capire cose ovviamente non vuol dire che gli autori stanno scrivendo senza nemmeno capire cosa stanno dicendo. Cioè, vuol dire ovviamente che Fermi fa riferimento a questa caratteristica della meccanica quantistica per cui è possibile descrivere solamente le grandezze osservabili, ma non è possibile scendere a un livello più fondamentale nella descrizione dei fenomeni fisici. Quindi così è un limite che poi trova la sua formalizzazione nel principio di determinazione, che a Fermi evidentemente non piace, non è nelle sue corde, diciamo così. Nel 1927, Persico, intervistato da Kuhn, ricordando il 1927, quindi l'uscita dei lavori di Heisenberg sul principio di determinazione, dice che a questo riguardo ricordo che ero rimasto molto colpito dal lavoro di Heisenberg. E quando ne parlai con Fermi, rimasi sorpreso dal constatare che non era entusiasta. Fermi probabilmente non era molto interessato agli aspetti filosofici della fisica e consideravo che l'argomento troppo filosofico. Dà anche una motivazione Persico a questa prudenza da parte di Fermi. E Rasetti completa il quadro, era tipica di Fermi la mancanza di interesse per tutto ciò che non gli permettesse di fare calcoli e di prevedere qualche fenomeno. Cioè, qui Persico ovviamente in risalto poi l'approccio pragmatico di Fermi che caratterizza un po' tutta la sua opera. Tanti discorsi di carattere filosofico interessano fino a un certo punto, poi quello che davvero li preme è trovare una teoria, trovare un risultato concreto. Questo modo di rapportarsi alla fisica è proprio antitetico rispetto poi a quello che era invece di Bohr e della scuola di Copenaghen, che appunto i cui membri sì erano fisici, ma probabilmente erano, non so se più filosofi o più fisici, però comunque avevano un grande interesse anche degli aspetti filosofici. Qui abbiamo un'immagine, una bella immagine sul lago di Como, vediamo Fermi, Heisenberg al centro e poi sulla destra Pauli. Si conoscono proprio in questa occasione, almeno forse con Heisenberg saranno già incontrati in precedenza, adesso comunque si rincontrano in caso questa occasione e l'occasione è quella del congresso di Como nel 1927. Congresso di Como che vede da parte di Bohr la prima esposizione pubblica dell'interpretazione di Copenaghen, che vi accennavo prima. Poi questa interpretazione di Copenaghen in realtà sarà affinata e esposta in maniera molto più approfondita pochi mesi dopo al congresso Solvay, anzi il mese dopo al congresso Solvay a Bruxelles, e in quell'occasione a Bruxelles ci sarà uno scontro memorabile tra Bohr e Einstein, con Einstein che poi formulò la famosa frase per cui Dio non gioca i dadi, e appunto le cronache narrano questi infini confronti tra Bohr e Heisenberg che si protraevano anche al di fuori della sede del congresso, fino a notte tardi, eccetera.
Invece, tornando al congresso di Como, si ha la prima esposizione di interpretazione di Copenaghen e per Fermi anche diciamo, un trampolino, un trampolino rilancio a livello internazionale, perché ha l'occasione di esporre i propri risultati sulla statistica quantica e è l'occasione che, in cui il nuovo viene consacrata la sua figura di fisico teorico del sito. Questa invece è la foto dei congressisti di Solvente 27, in prima fila vediamo questo è Max Planck, prima di qui, questo dovrebbe essere Lorenz, poi c'è Einstein, e qui sulla sinistra, sulla destra c'è Bohr, Heisenberg, Pauli, insomma, credo più o meno ci siano una decina di termini nobili. Il periodo tra il 27 e il 31, tornando all'istituto di Leopoldo Sperna, è dedicato principalmente alle ricerche di spettroscopia atomica e molecolare. Ci sono diversi fisici stranieri che dall'estero vengono a visitare l'istituto, però nel 1929 vediamo che c'è una presa di coscienza dell'importanza di indirizzare le ricerche verso il nucleo. Cioè questo filone di ricerca sulla spettroscopia atomica e molecolare che è molto florido, sta portando ottimi risultati, però ci si rende conto che guardando al futuro bisogna iniziare a pensare al nucleo, bisogna indirizzare le ricerche verso questo nuovo raggio. Già alcune ricerche di Resetti proprio del 1929 costituiscono un ponte tra questa tra la spettroscopia molecolare e le problematiche del nucleo, ma la situazione è resa in termini molto chiari in questa frase. Si può quindi concludere che mentre si presentano come improbabili i grandi progressi della fisica sperimentale nel suo dominio ordinario, molte possibilità sono aperte sulla via della questione del nucleo atomico, il vero campo della fisica di domani. Anche in questo caso pronunciare queste parole lungimiranti è consumare l'ordine. Nel 1931 si tiene a Roma, presso l'Istituto di Leopoldo Sperna, questo congresso internazionale di fisici, ed è proprio questo congresso che segna un po', marca un po' la svolta, questa svolta di cui si era un po' sentito l'esigenza fin dal 1929, che però nel 1931 con questo congresso diventa più concreta. E anche in questa foto al centro abbiamo Marconi, alla sua sinistra si vede Bohr, in fondo più Fermi al centro, qua. E questo è Rasetti, e di nuovo questa è la Marconi. Quindi, necessità di dedicarsi allo studio del nucleo. Anche c'è un progetto quindi dietro a quello che avviene da questo momento in poi, anche dietro a quello che avviene in questo momento in poi, ed è il progetto di competere con i migliori laboratori di fisica nucleare. Quindi, mentre il progetto prima era quello di istituire una scuola di fisica a Roma, raggiunto l'obiettivo si passa a fare in modo che l'istituto romano possa competere con quelli stranieri. E diciamo che è una strada che ovviamente chiede impegno e non ci si può improvvisare. Nell'inverno del 1931 Fermi si cimenta nella costruzione di una camera a nebbia, ma con scarsi risultati. In primavera Fermi abbandonò il progetto della camera a nebbia e tornò al lavoro teorico. Fermi aveva iniziato appunto ha provato a costruire questo strumento di rivelazione fondamentale per ricerche di fisica nucleare, e però aveva dovuto rinunciare e era tornato appunto al suo lavoro che gli era più congeniale, quello di fisica teorica. Sempre nell'ambito di questo progetto, allora si avverte quindi chiaramente la necessità di importare conoscenze. E a questo scopo Rasetti nel 31-32 si reca a Berlino proprio per apprendere dai laboratori berlinesi che sono all'avanguardia nel settore della fisica nucleare con le tecniche di sperimentazione. A Roma poi tra l'altro si studia in maniera sistematica
studiano i risultati ottenuti all'estero e servono per raggiungere questo obiettivo di porre l'istituto romano a competere con quelli stranieri. Ovviamente servono anche dei finanziamenti adeguati. Il CNR, presieduto da Marconi, mette a disposizione una somma che è definita favolosa, in quanto addirittura 10 volte superiore al bilancio medio degli altri istituti di fisica in Italia. E nonostante l'impegno tutto in questa direzione, non mancano dei momenti di stasi, anche alcune resistenze. Nel 1932 Fermi scrive a Segre che il problema di attrezzare l'istituto a lavorare sui nuclei si fa sempre più urgente. Se non vogliamo ridurci troppo, non stavo di dormiveglia intellettuale. Quindi Fermi sente l'esigenza un po' di spronare questa diata, se vogliamo chiamarla, verso le problematiche del nucleo, perché evidentemente dal tenore della lettera sembra un po' che ci siano dei momenti un po' di stasi. Dedicarsi al nucleo però significherebbe, secondo Segre, rinunciare a un filone familiare non ancora esaurito. In pratica Segre dice che la spettroscopia atomica e molecolare è una cosa che sappiamo fare bene ormai. È un campo di indagine che non è completamente esaurito, perché dobbiamo avventurarci su una strada che ancora non conosciamo. E nonostante appunto anche qualche difficoltà, la ricerca in fisica nucleare non è che soppianta all'improvviso la spettroscopia atomica e molecolare, ma comunque è un settore che va affiancandosi gradualmente a questo settore studiato in precedenza. All'inizio, all'inizio appunto è un pochino stentato, i primi lavori sperimentali da parte dei fisici italiani sono realizzati all'estero. Quindi i primi italiani che fanno esperimenti sul nucleo non li fanno in Italia, ma li fanno fuori. E in particolare ricordo le ricerche di Rasetti sulle proprietà dei neutroni. Non appena viene scoperto il neutrone nel 1932, subito Rasetti si dedica allo studio di queste, delle proprietà di queste nuove particelle nucleari. La scoperta del neutrone, mentre all'estero prova per ferire le ricerche sperimentali, in Italia ha un effetto molto più limitato, perlomeno a livello sperimentale. E gli studi condotti appunto dopo il 1932 fino alla fine del 1933, i risultati ottenuti sono sostanzialmente risultati teorici, principalmente da parte di Majorana, anche da parte di Fermi, però il contributo di Fermi sulla fisica del nucleo è ancora piuttosto marginale, e di questi altri che si occupano di fisica nucleare a livello teorico. Alla fine del 1936 invece finalmente appunto giunge un momento favorevole perché si possono ottenere risultati importanti anche a livello sperimentale. Innanzitutto è completata questa fase di preparazione, quindi i laboratori sono stati adeguati alle necessità delle ricerche in fisica nucleare. Molto importante è la possibilità di disporre di una quantità di radio adeguata per condurre questi esperimenti. Per fare ricerca servono le sorgenti radioattive. Quelle che erano in dotazione degli studi di Sperna erano abbastanza poco intense, non sufficienti per condurre in maniera seria la ricerca. Alla fine del 1933 invece l'Istituto Superiore di Sanità mentre in possesso di un grammo di radio, che era una notevole quantità, e mette a disposizione questo grammo di radio dell'Istituto di Fisica Esperta perché appunto conducesse queste ricerche di fisica nucleare, e in particolare poi questo grammo di radio sarà fondamentale per realizzare le sorgenti di neutroni con cui dal 34 e poi fino al 38 i fisici di Esperta. E ci sono anche alcune occasioni di confronto che sicuramente hanno rappresentato uno stimolo molto importante, se non altro per Fermi, soprattutto il gruppo. Nel giugno Fermi partecipa al congresso della Società Americana di Fisica e nell'ottobre partecipa al settimo congresso sulle
questa è una foto di gruppo, le partecipanti assenti sono messe su B, vediamo che è qua, questo qui, qui ci dai. Il settimo congresso Solvay è dedicato proprio alle tematiche del mondo. C'è un dibattito molto serrato su questi temi e Fermi torna dal congresso Solvay e nel dicembre, a cavallo del 33-34, nel primo articolo del dicembre 33, formula appunto, come accennavo all'inizio, la teoria del cambiamento beta. E nel marzo del 34, a livello sperimentale, scopre la radioattività indotta da cosa consiste nella radioattività indotta da provo per dirla in due parole, si irradia una sostanza con neutroni, un neutrone interagisce con un nucleo avversario e diciamo, a quel punto il nucleo subisce una trasmutazione, si trasforma in un'altra cosa, avendo interagito con un neutrone o perde una particella, quindi un protone di un neutrone, oppure perde un protone, oppure può semplicemente mettere un raggio gamma. Una volta però che ha interagito con il neutrone, il nucleo può diventare radioattivo, anzi di solito diventa radioattivo ed emette elettroni, particelle, il singolo nucleo emette un elettrone, una particella bene, e emette questo elettrone come decadimento radioattivo. Quindi da nucleo stabile che è in partenza interagisce con il neutrone, si trasforma in un altro nucleo che è radioattivo. Questa scoperta viene fatta nel marzo del 1934, dal marzo del 34 fino all'ottobre le ricerche appunto di tutto il gruppo, la scoperta di Fermi, però poi immediatamente tutto il gruppo si dedica a questo, vengono appunto condotte su questo argomento dell'attività indotta dai neutroni. Però c'è una seconda fase che inizia nell'ottobre del 34, perché nell'ottobre viene scoperta, viene fatta un'altra importante scoperta, sempre a proposito della attività indotta dai neutroni, si scopre che i neutroni, contrariamente a quanto forse ci poteva aspettare, se sono più lenti sono più efficaci. Quindi quando si induce l'attività attraverso i neutroni bisogna trovare un modo per rallentarli prima che interagiscono con i neutroni. A quel punto l'interazione, quindi la radioattività indotta, sarà molto agevolata. È il processo che poi alla base dello sfruttamento dell'energia nucleare, il rallentamento del nucleare. Queste sono le sorgenti di neutroni utilizzate a Roma. Diciamo, la sorgente vera e propria è solo l'estremità della bacchetta. La sorgente di neutroni vera e propria è solo qui all'estremità, tutto il resto della bacchetta serve semplicemente per evitare un contatto troppo ravvicinato della sorgente di neutroni e l'ufficio che sta lì sperimentando. Questo è un rivelatore Geiger, un contatore Geiger di vetro. Il contatore Geiger permette di contare gli elettroni, quindi come dicevo prima, un nucleo viene trasformato in un nucleo radioattivo, il nucleo radioattivo emette un elettrone, il contatore Geiger è in grado di segnalarne la presenza. E tipicamente cosa succedeva? Che si prendeva la sorgente di neutroni, quindi c'era il tubicino, la sorgente di neutroni, poi si prendeva un cilindro di una sostanza che si voleva irradiare, quindi si metteva attorno alla sorgente di neutroni, quindi veniva irradiato questo campione cilindrico, diventava radioattivo, dopodiché il cilindro si poneva attorno al contatore Geiger, un po' come accadeva in questo caso, e il contatore Geiger era in grado di dire se l'elemento appunto era effettivamente diventato radioattivo oppure in quel caso era andata male, per qualche motivo non c'era stata attenzione. Questo in realtà non è un dispositivo usato a Roma, ma è diciamo, il primo dispositivo di questo tipo che ho trovato in letteratura, è usato nel 1927 sempre per studiare la radioattività, c'è sempre un cilindro che viene posto attorno a un contatore Geiger, la differenza poi sostanziale è che questo era usato per studiare la radioattività naturale, quindi il cilindretto che vedete era di una sostanza radioattiva in maniera naturale, mentre quelli usati da Fermi e dal suo gruppo erano di materiale che in natura si trova in stato stabile,
ma che loro rendevano attraverso i neutroni irraggiungibili. E questo è, purtroppo la qualità è scarsa, molto scadente, comunque questo è fermo il lavoro nei laboratori, il lavoro pubblico per il Nobel, perché poi saranno questi esperimenti che gli permetteranno di ottenere il Nobel. Allora, la divisione del lavoro era molto flessibile all'interno del gruppo, non c'erano compiti assegnati in maniera rigida. Fermi era molto coinvolto, ovviamente, essendo lui un po', non solo il caposcuola, diciamo così, ma anche colui che aveva proprio di fatto scoperto il fenomeno, e è coinvolto in maniera totale in questi esperimenti. Non solo dirigeva il lavoro a turni, ma prendeva parte lui stesso a tutti i tipi di misurazioni fisiche e manipolazioni di tipo, dedicandosi anche all'esecuzione materiale di pezzi di vetreria e di officina. Serve anche una collaborazione con l'esterno, in particolare con i chimici, o meno, serve un chimico, diciamo così. Rasetti mi spiegò subito che era stato il senatore Corbino, quindi sempre questa presenza di Corbino dietro, a chiedere, d'accordo con Fermi, un chimico al professor Parravano. E ho letto che tra i vari seminari ce ne sarà uno anche dedicato a Parravano. E dunque, e quindi Corbino dice: stiamo facendo gli esperimenti molto importanti, abbiamo bisogno di un chimico. Questo è D'Agostino, cioè appunto il chimico che poi entrerà a far parte del gruppo per aiutare i fisici di Oppenheimer nei loro esperimenti. Oh, quindi vabbè, ho riportato un po' una scenetta divertente, la racconta la moglie di Fermi, che ha scritto una bella biografia del marito, tanto per un po' dare un'idea del clima appunto informale che veniva via per l'esperto. Allora, bisognava percorrere il corridoio di Cancosta, dunque vabbè, piccolo inciso, vi ho detto che c'era un campione che veniva reso radioattivo attraverso i neutroni. Quando poi si passava al contatore Geiger per vedere se questo oggetto era diventato radioattivo, il contatore Geiger doveva stare lontano dalla sorgente dei neutroni, altrimenti anziché rivelare la radioattività del campione, rivelava la radioattività della sorgente. Quindi cosa succedeva? L'irradiazione avveniva in una stanza, la rivelazione avveniva in un'altra stanza, bisognava percorrere lungo il corridoio da una all'altra. E appunto di gran corsa, dice. Amaldi e Fermi si vantavano di essere i corridori più veloci. Un giorno capitò un ingegnere spagnolo vestito molto giuminosamente di nero. Nell'ambito dell'ingresso incontrò Emilio Segrè, gli chiese di Sua Eccellenza Fermi. Il Papa è sul primo piano, disse Segrè. Allora nel gruppo ognuno aveva il suo soprannome. Fermi era il Papa perché è infallibile, poi c'era il Padre Eterno, ovviamente era Corbino, c'erano gli abati, Amaldi di Segre, c'era il grande inquisitore che era Maiorani. Allora Segre risponde a questo ingegnere spagnolo: il Papa è solo al primo piano. Quando il forestiero giunse al primo piano, un giovane dalle guance rose e un ometto dalle gambe corte e camici sporchi, svolazzanti, gli passarono accanto, l'infanzata, lo strano che affermava. I due pazzi di nuovo li passarono accanto alla rotta di collo. Alla fine l'ingegnere spagnolo trovò Giancarlo Vicco, un altro fisico teorico dell'istituto, da poco entrato nell'istituto. Cercò Sua Eccellenza Fermi. Proprio in quel momento riapparvero i due a corsa pazza. Enrico chiamò Vicco: questo signore gli vuole parlare. Fallo venire, strillò e sparì. L'intervista è però da e ovviamente l'ingegnere non l'ha preso molto a bene. Questa è una pausa di lavoro, la foto che abbiamo visto prima. Appunto, quello a destra e a sinistra è D'Agostino, è il chimico, e poi abbiamo Segre, Amaldi al centro, Rasetti, quello più alto. E anche in questo caso non è che scorre tutto liscio come l'olio, anche nei paesi di maggior successo ci possono essere dei passi falsi. In questo caso il passo falso è rappresentato dalla presunta scoperta dell'assurancio.
cosa accade? Che loro, il gruppo sta indagando praticamente tutti gli elementi della tavola periodica e arrivano a indagare anche l'uranio. Allora, l'uranio di per sé è radioattivo, però emette particelle alfa, radioattivo di tipo alfa, mentre loro con la radioattività doppia neutrone stanno cercando radioattività di tipo beta. E tra l'altro i contatori, i Geiger, non sono sensibili alle particelle alfa, quindi se uno misura l'attività con il Geiger, misura solamente la radioattività di tipo beta, misura quella di tipo alfa che ha l'uranio. Allora si trattava di irradiare l'uranio e vedere se, oltre a essere radioattivo alfa come è in natura, si riuscisse a farlo diventare radioattivo di tipo beta. Quindi sempre un tipo di attività indotta da loro, anche se su una sostanza, su un elemento che in natura già è radioattivo di tipo beta. E facendo questi esperimenti con l'uranio, si accorgono effettivamente anche l'uranio diventa radioattivo di tipo alfa, di tipo beta. E si tratta quindi di interpretare questi risultati, perché ci sono tre possibilità, accennavo bene prima: o il nucleo di uranio emette una particella alfa, o emette un protone, oppure emette semplicemente un protone. Dopo una di queste tre possibilità, il nucleo di uranio potrebbe essere diventato radioattivo e quindi emette un protone. Nell'ultimo caso, cioè se l'uranio, dopo aver interagito con un protone, emette un fotone gamma e diventa radioattivo, che cosa succede? Nel momento in cui decade ed emette un elettrone, perde una carica negativa, quindi si trasforma in un elemento eventuale di numero atomico 93. A sua volta il 93 potrebbe non essere stabile, ma decadere, trasformarsi in un elemento di numero atomico 93. Allora, dopo aver fatto vari studi, vari approfondimenti, soprattutto di carattere chimico, dovevano fare delle situazioni chimiche che si basavano pesantemente su questi risultati di tipo chimico, sembrava che l'uranio potesse aver prodotto degli elementi transuranici. Danno anche dei nomi a questi due presunti elementi, li chiamano in onore alla retorica imperante dell'epoca, osonio e sferio. Il problema è che, un po' come accade oggi, appena c'è un minimo sentore di qualche novità, subito la stampa fa festa. Quindi da questo Fermi è molto cauto, cioè pubblica questi risultati, però in maniera sempre molto prudente, dicendo è possibile, però bisogna approfondire, eccetera. La stampa invece subito ci si butta un capofitto, dice sono stati scoperti nuovi elementi transuranici, bisogna dire che anche Corvino era stato meno prudente di Fermi se ne interpretava questi risultati. Fatto sta che si arriva fino al punto di dire che era stato fatto omaggio alla regina di una fialetta contenente questi transuranici. Insomma, si pensa, in realtà non solamente in Italia, cioè questi risultati, la possibilità che Fermi abbia ottenuto degli elementi transuranici non è esclusa più o meno all'estero, quindi anche dagli studiosi stranieri è presa in considerazione questa possibilità seriamente, magari non con l'enfasi che c'era stata da noi. E purtroppo non si tiene conto di un appunto che era stato fatto da Ida Novak, una chimica, comunque una chimica non d'ordine, perché aveva scoperto un nuovo elemento chimico, comunque era una studiosa affermata, la quale aveva pubblicato un articolo in cui diceva: fate attenzione, perché queste prove che voi portate non sono conclusive, cioè non bastano a dimostrare che quello che avete ottenuto sono elementi di trasferimento. E in effetti aveva ragione la nonna, perché quello che avevano ottenuto nella prova di Van Sperna era proprio la fissione dell'uranio, ma non se ne erano resi conto. E questo un po' segnò un cruccio che Fermi si portò a dire a lungo, e oltre a Fermi anche segreto, rimase con questo.
questo annuncio di non aver capito quello che stavamo facendo, di aver mancato la scoperta della pressione nucleare. E, appunto, la nuova fase di ricerche sempre sui neutroni inizia nell'ottobre con la scoperta nucleare dei neutroni lenti. Si è detto che insomma fu in sostanza una scoperta casuale, come se appunto da un giorno all'altro che mi avesse fatto questa scoperta, che però non aveva avuto nessuna preparazione, diciamo così. E per me stesso in realtà che nel descrivere come era arrivato a scoprire la proprietà dei neutroni lenti dà una versione un po' che tende ad appoggiare questo modo di vedere le cose, perché dice: mi trovavo in laboratorio e dovevo fare una certa cosa, cioè dovevo mettere tra la sorgente di neutroni e l'elemento irradiato, dovevo porre uno schermo di piombo, perché dovevo studiare certe, come reagiva il sistema, l'ambiente, quindi avevo bisogno di questo schermo di piombo. E poi all'improvviso, senza un motivo vero e proprio, al posto del piombo ci ho messo un pezzo di paraffina, quindi una sostanza contenente idrogeno, e mi resi conto che appunto l'attività, la radioattività indotta era molto più intensa. E, però se andiamo ad analizzare attentamente il contesto scientifico dell'epoca, proprio della seconda metà del 1934, vediamo che c'erano stati diversi segnali che, vabbè, adesso non scendo in dettagli tecnici, che se volete appunto ne parliamo nella discussione dopo l'esposizione. Comunque c'erano stati vari risultati che non dico che portavano automaticamente alla scoperta di Fermi, assolutamente no, però costituivano un contesto di riferimento, per cui questa intuizione che Fermi ha avuto non è che l'ha avuta su nulla, l'ha avuta sì, però su una base di risultati già consolidati, e quindi diciamo il merito di questa intuizione è stato quello di prendere risultati anche ottenuti in diversi ambiti e forse anche a livello inconscio, a trovare una sintesi che poi l'ha portato tutto a scoprire questa novità del mondo. E queste considerazioni appunto fanno riferimento anche sulla metodologia storica, perché appunto i testimoni dell'epoca, che poi sono la moglie di Fermi, sono gli stessi collaboratori, esaltano questo elemento di casualità. Però se uno poi invece, oltre alle loro testimonianze, va a studiare anche la letteratura, si vede che il contesto è molto più ricco. Nel 1935 Rasetti parte per gli Stati Uniti e si ferma per un anno. Quindi è il primo elemento che lascia il gruppo. Segret subito dopo si trasferisce a Palermo perché vince la cattedra di fisica sperimentale, e quindi in sostanza Fermi e Amaldi si trovano a continuare le ricerche su un giorno da soli. Il 1937 è un anno un po' drammatico per l'istituto, perché muore Corvino. Nello stesso anno muore Marconi, presidente del CNR, e gli effetti negativi di questi lutti si vedono immediatamente, perché Fermi nello stesso 1937 chiede al CNR che sia creato l'Istituto Nazionale di Radioattività, però la sua richiesta cade nel vuoto. No, nel vuoto proprio no, perché riesce in ogni caso a ottenere dei finanziamenti aggiuntivi per l'Istituto di Fisica, però non ottiene quello che aveva chiesto, cioè la creazione del Studio Nazionale di Radioattività. E poi nel 1938 la situazione degenera, perché c'è l'emanazione delle leggi razziali che colpiscono la moglie di Fermi, e così Fermi con la moglie decidono di emigrare negli Stati Uniti.
Questo è uno degli ultimi momenti di spensieratezza del 1938 a San Martino di Strozza. E quindi ecco, niente, il 6 dicembre Fermi parte per ricevere il premio Nobel, qui insieme a questa foto, insieme al premio Nobel per la letteratura, per Gluck. Però appunto da Stoccolma non torna in Italia, non prosegue con questa vita. Il commento di Amaldi è molto sintetico, efficace. Il nostro piccolo mondo costa molto. Questa è la foto della famiglia Fermi del Dio morto in New York il 2 gennaio 1939. Ovviamente l'attività di Fermi non si esaurisce qui, va ben oltre, perché poi in una maniera decisiva alla costruzione della prima bomba atomica e anche della bomba atomica. E al di là di questo poi continuano anche le ricerche di fisica nucleare. Però questo esula da questo seminario, che è appunto dedicato alla fisica a Roma tra le due guerre. E la bibliografia, allora ci sono diverse biografie fermiane, intanto quella che vi ricordavo prima di Laura Fermi, intitolata Atomi in famiglia, è stata diciamo l'edizione del 55, però ne esiste una ristampa a cura dell'Associazione Italiana di Fisica, la rivista Fisica nelle scuole. Poi c'è la biografia di Segre, scritta da Enrico Fermi Fisico. Di De Maria abbiamo Enrico Fermi, che è uno di quegli opuscoli che vengono insieme alle scienze, non so se in libreria li hanno, sono degli opuscoli neri dedicati ognuno a uno scienziato scritto. E poi di D'Agostino c'è questo Il chimico dei fantasmi, a cura di Cocella. Ovviamente è la raccolta di quattro interventi, quattro articoli scritti da D'Agostino sul Candido negli anni 50. È una piccola casa editrice, non so se si dice. Cioè, poi c'è la biografia che ho scritto insieme a Cordella e a Sebastiani, Enrico Fermi, in italiano, editore di Unini. Per gli approfondimenti, allora io vi consiglio questo libro di Heisenberg, Physics and Philosophy. Esiste anche la traduzione in italiano, però quella non ve la consiglio, perché vi lascio un po' di tempo. Di Gerald Holton, il gruppo Fermi ha riconquista da parte dell'Italia del suo posto in fisica moderna, è un capitolo di questo testo, di questo volume, di questo manuale di immaginazione scientifica. Eckert, per quanto riguarda le scuole di fisica teorica in Europa, negli anni 20. Turchetti, Invisible Businessman, si occupa un po' di alcuni aspetti relazioni tra la ricerca e il mondo industriale, anche questo è un articolo interessante. E questo volume sull'importanza dei congressi Solvay nella nascita della fisica moderna, io ne ho citato un paio, però hanno davvero un'importanza estrema nello sviluppo della fisica del Novecento. Per chi vuole poi così cimentarsi con argomenti, con questioni più tecniche, c'è questo monumentale contributo di Amaldi che occupa quattro interi numeri della rivista Physics Records, appunto tratta dalla fisica del neutrone dalla scoperta del neutrone fino alla fissione nucleare. Per quanto riguarda gli aspetti didattici, insieme a Esposito ho scritto un video su Sapere la lezione al professor Majorana, che anche Majorana poi divenne fisico teorico a Napoli, professore di fisica teorica a Napoli. In questo articolo un po' così, facciamo un confronto tra il maestro Fermi e il discepolo Majorana come professore di fisica teorica. E poi per quanto riguarda il vero terra, appunto, della scoperta dell'attività indotta da neutroni, questo altro articolo su nostro. Per quanto riguarda le interviste di Thomas Kuhn, sono trascritte e depositate presso l'Accademia delle Scienze dell'Italia 40. Complesso. Ringraziando il relatore, volevo dare inizio alle domande con una mia domanda in realtà. Il regime fascista, visto appunto l'ammontare, credo, abbastanza consistente di finanziamenti, era conscio di cosa stava finanziando?
era consapevole del finanziamento, di cosa stava finanziando. In quel momento c'erano altre tendenze, anche altri problemi, portati finanziamenti pesanti da una scienza, diciamo, abbastanza nuova. Sì, perché appunto c'era intanto, come ho detto, Corvino era anche introdotto con Piccolini, quindi diciamo era una voce che nella politica sapeva far sentire l'esigenza della fisica. C'era anche Marconi che appunto non era mai stato, non era mai opposto a questa politica esterna, e anche se magari non è che scientificamente era in grado di dare un granché sulle effetti di seno nucleare, però comunque era in grado di rendersi conto che stiamo parlando delle forze. E poi comunque in generale penso che era comunque tornava anche a vantaggio del regime, era un po' un biglietto da visita, no? Avere una buona scuola di fisica, diciamo, anche il suo interesse, diciamo. Domande? Servilli. Prego. Sempre se ho capito bene, quando ha parlato degli elementi transurali, ha fatto riferimento al maggior numero di elettroni per poter dire ogni elemento transurale. Adesso per definire l'elemento chimico noi diciamo numero atomico, numero di protoni, cioè il numero di protoni che identifica un elemento chimico. Mi chiedo allora in che modo venisse identificato l'elemento a questo punto. Gli elementi erano identificati in base al numero di cariche positive. Però lei parlava prima di questo modo bene di elettroni. No, gli elettroni allora. Sì. Diciamo è un discorso molto complesso perché si intrecciano varie cose. Allora diciamo, partiamo da come la vediamo oggi. C'è il nucleo con tot neutroni e tot protoni. Nel decadimento Bell cosa succede? Che uno di questi neutroni si trasforma in un protone, un elettrone e un neutrino. Quindi siamo una trasformazione, un decadimento, questo processo di decadimento prevede proprio la trasformazione di una particella in acqua. Allora cosa succede? Quando si avvicina questo neutrone al nucleo, interagisce con il nucleo, di solito viene assorbito. Il nuovo nucleo poi che abbia subito che abbia emesso una particella acqua, abbia emesso un protone, abbia emesso un gamma, questo non importa. Il nuovo nucleo di solito è instabile. Che vuol dire instabile? Che questo nuovo nucleo può subire un decadimento alfa beta. Cioè, può accadere questa trasformazione che dicevo prima, può accadere che dentro il nucleo, composto da 8 neutroni, 8 protoni, a causa dell'arrivo di questo nuovo neutrone, che ha un po' scombussolato tutto, uno di questi neutroni fa sì che uno di questi neutroni si trasforma in un protone, ma contemporaneamente emette anche un elettrone. Quindi l'elettrone non c'era nel nucleo, però è il prodotto di un decadimento dell'elettrone, di una trasformazione nucleare che ha fatto sì che un neutrone si trasformasse in un protone con l'emissione di un elettrone in un nucleo. Allora la cosa è molto complessa, molto più complessa di questo che ho detto adesso, se calato nel contesto storico, perché fino alla fine del 1933, quindi fino a che Fermi non formula questa teoria del decadimento beta, si pensava che siccome gli elettroni che provenivano dal nucleo degli elementi reattivi si vedevano, cioè se uno metteva il contatore, il rivelatore, vedeva che venivano messi elettroni, allora si pensava che gli elettroni in effetti fossero già presenti in un nucleo, cioè ho un nucleo, se vedo che dal nucleo viene emesso un elettrone vuol dire che questo elettrone prima stava dentro il nucleo, però questo creava tutta una serie di problemi interpretativi, cioè la meccanica quantistica non era in grado, per come era all'epoca, per il livello di elaborazione che aveva raggiunto fino alla fine del 1923, non era in grado di spiegare come facessero gli elettroni a stare dentro il nucleo.
E l'importanza della teoria di Cantorbella è proprio questa, che permette, in termini meccanici quantistici, di spiegare non che ci sono gli elettroni dentro un nucleo, ma che avvenga la trasformazione di un neutrone in un protone, un elettrone in un nucleo. Quindi gli elettroni non ci sono in un nucleo, ma un nucleo che decade beta emette un elettrone perché c'è stato un neutrone che si è trasformato in un protone e come vede il fatto che Fermi, pur non riconoscendo nuove interazioni fondamentali, interazioni debole, non riesce a dare una descrizione, diciamo, sorprendentemente efficace sulla base di pure considerazioni della teoria elettromagnetica, che è un po' la teoria massima? Dunque, vabbè, tanto non conoscendola l'inventa, questa è l'originalità, no? Lui non mancava una teoria che spiegasse l'esperimento beta e viene pubblicata. Quindi la grandezza è proprio quella di riuscire a proporre una soluzione nuova. Per quanto riguarda la frase, quello che diceva lei sulla base dell'elettrodinamica, diciamo che forse non è del tutto esatto, non è, cioè la spiegazione del decadimento beta da parte di Fermi è sulla falsariga, cioè imitando quello che accadeva per l'elettrodinamica, però è altro rispetto all'elettrodinamica, è proprio l'introduzione di un nuovo tipo di interazione debole, che ricordava lei. Quindi appunto la grandezza di aver saputo così proporre l'esistenza di questa nuova interazione e di creare una teoria matematica, un formalismo che permettesse di spiegare dei fenomeni anche a livello quantitativo, perché poi le previsioni della teoria di Fermi andavano confrontate con i risultati sperimentali e si vedeva che c'era accordo, cioè quando andava a vedere cosa quantitativamente l'energia degli elettroni, l'intensità del decadimento c'era, si vedeva che tutto tornava grosso modo. Quindi appunto questo un po' riprende anche quella frase che avevo letto prima, cioè sul commento di Rasetti che diceva che Fermi era interessato solamente a quello che gli permetteva di fare dei calcoli e delle previsioni, poi in concreto così ha fatto, per esempio con questo in modo molto efficace con una teoria di quantitativa. Sempre tornando al discorso dei finanziamenti, visto che faceva accenno a sono favolose, di cosa stiamo parlando? Come ordine di grandezza? Come ordine di grandezza, dunque loro concretamente parla di $2,000, il problema è che non so bene la conversione da dollari in lire dell'epoca. Posso immaginare qualcosa dell'ordine del 100.000 lire quando si cantava le successe di lire, che si fosse immaginato. Però il dato esatto, il dato preciso sono 2-3.000 lire. Però non. Appuntamento lunedì prossimo. Arrivederci.